Terza edizione di Spazzamondo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sempre in prima linea, siamo su Piazza Galimberti, 180 comuni hanno anche quest'anno aderito all'iniziativa. Sì Daniela, guarda, per la verità ormai sono sostanzialmente 200 comuni, 20.000 persone, 5.000 studenti, quindi grande successo per una manifestazione che ha un significato sempre più importante anche alla luce di tutto quello che abbiamo visto accadere negli ultimi mesi in termini di disastri climatici. La giornata mondiale dell'ambiente, Fondazione la vuole consacrare con questa iniziativa semplice, un gioco, diciamo così, un gioco in cui i bambini imparano per emulazione a fare quello che dovremmo fare tutti quanti noi, cioè a tenere pulito il nostro ambiente, a pulirlo, ad averne cure e a vivere meglio. Spazzamondo torna anche quest'anno, una grande bella iniziativa, perché è un momento di festa ma un momento di consapevolezza, e quindi ringrazio Fondazione CRC per aver assunto questa, aver promosso questo non solo su Cuneo ma proprio su tutto il territorio in modo diffuso, e mi fa molto piacere vedere, e già ieri abbiamo visto un anticipo di giovani delle scuole coinvolti, ma oggi sono coinvolti i quartieri di Cuneo che stanno passando a ritirare il materiale per poi andare nei loro quartieri e promuovere anche lì un'operazione di attenzione al territorio. C'è sempre forte questa idea di che la città, no, deve essere giustamente, ce l'aspettiamo tutti pulito, ma c'è anche una responsabilità di tutti, perché alla fine a sporcarla sono i comportamenti degli stessi. È una presa di coscienza forte, speriamo che duri, perduri nel tempo. Meno sporchiamo, meno dobbiamo pulire. Marta Bassino, testimonial di Spazzamondo 2023. Quanto è importante tenere bene il nostro ambiente? Tanto, perché io credo che bisogna avere rispetto prima di tutto, e quindi queste iniziative ci fanno proprio rendere conto e ci fanno rispettare l'ambiente, perché con il gesto del raccogliere capisci quanto è importante e quanto appunto bisogna volere bene al nostro mondo. Nel tuo sport hai avuto modo di contattare direttamente i problemi, viverli sulla tua pelle e capire quanto è importante tutelare questo ambiente. Sì, perché è tutta una conseguenza, il fatto dei rifiuti porta al surriscaldamento globale, quindi le temperature che si alzano, lo zero termico che non scende, quindi poca neve, ghiacciai che si sciolgono, e quindi sono tutte cose che ci toccano in prima persona, perché dobbiamo riadattare i calendari, dobbiamo inseguire un po' la neve, lo sci estivo sta piano piano scomparendo, e quindi sono tutte cose che stanno andando in quella direzione lì, quindi se si può fare qualcosa facciamolo. Se noi manteniamo i fiumi puliti, ma anche abbiamo consapevolezza della pulizia dell'ambiente, dalle piccole cose, forse possiamo salvare la nostra terra. Sì, questo sì, la manifestazione di oggi è indicativa, perché comincia a educare i ragazzini alla pulizia del territorio. Dice un vecchio proverbio arabo che se pulisci davanti a casa tua, tutta la città è pulita.